Eccoci, allora possiamo partire. Buonasera e ben trovati a questa tavola rotonda sui diritti civili. Una brevissima presentazione. Sono Paola Pizzidini, sono giornalista e cofondatrice del blog culturale Milano Sparkling Metropolis e stasera siamo ospiti di Federazione dei Gruppi M5S di Facebook che ringraziamo. Allora, questa tavola rotonda, come sapete, è nata dall'idea di approfondire il tema dei diritti civili in questo periodo particolare in cui si è avviato il governo di centrodestra. E diciamo che sono tanti i temi che sono venuti a galla in seguito a provvedimenti e primi atti appunto del governo. Penso per esempio al provvedimento sul Rave Manifestare, ma penso anche alla nomina della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità dell'ultraconservatrice Eugenia Roccella, che ha messo in subbuglio le comunità e le associazioni LGBT e abortiste, che naturalmente temono una regressione dei diritti ad esprimere la libertà della propria sessualità o a vedere messe in discussione le conquiste ormai consolidate delle donne. Penso anche al tema dell'immigrazione con una stretta indiscriminata sull'immigrazione e una gestione, insomma, diciamo, una cattiva gestione degli sbarchi, come abbiamo visto con la vicenda dell'Ocean Viking. Ecco, questa sera vuole essere un primo punto di arrivo per un progetto editoriale più ampio che ci ha visto impegnati in una serie di interviste scritte, di video interviste con i nostri ospiti che stasera sono qua per parlarci anche di alcuni progetti, diciamo, del loro best practice sul tema dei diritti civili. Noi infatti vorremmo raccogliere questi spunti e seguirli anche in futuro e sostenere la loro realizzazione. E al termine dell'intervista dei nostri ospiti sarà possibile rivolgere delle domande attraverso la chat, che sarà gestita poi da Silvia Boga di Federazione dei Gruppi M5S di Facebook. Ma passo a presentare i nostri numerosi ospiti. Stasera abbiamo con noi Liv Giacomin, che è vicepresidente di Poliedro, è l'associazione degli studenti LGBT del Politecnico di Milano, Massimiliano Gualdi, che è un attivista LGBT del Movimento 5 Stelle, Elena Lattuada, che è delegata del Sindaco di Milano per le pari opportunità, Ivan Lembo, che è responsabile per CGIL delle politiche sociali, Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle, Antonia Monopoli, responsabile dello sportello Trans Ala Milano Onlus, Barbara Perez, consigliera di parità di Città Metropolitana di Milano e Alice Redaelli, presidentessa di Arcigay Milano. Grazie a tutti per essere qui con noi e iniziamo appunto questo giro di interviste. Liv Giacomin, iniziamo appunto con te. Tu sei vicepresidente di Poliedro, che è l'associazione, appunto, abbiamo detto, degli studenti LGBT del Politecnico di Milano. Queste associazioni sono un importante presidio per la tutela dei diritti civili a partire appunto dalle università. Poliedro è una delle associazioni che si coordina con tante altre realtà universitarie come BES Bocconi, Queer Statale o altre associazioni dell'Università Cattolica e della Bicocca. Tutte hanno il medesimo intento di creare degli spazi sicuri di confronto per le comunità LGBT all'interno degli Atenei. Ma passo la parola adesso a Liv Giacomin che ci dice in breve quali sono, ecco, appunto, presenta la sua associazione e un progetto che stanno seguendo. Grazie Liv, a te la parola. Grazie. Innanzitutto buonasera a tutte le persone che sono collegate questa sera. No, sì, presento un po' in brevemente Poliedro. Siamo un'associazione che è al Politecnico da 10 anni, quindi dal 2012, che siamo presenti chiaramente per la natura dello studente universitario, chiunque è nel direttivo viene a
partecipare quei 5-7 anni medi e poi si ricambia, quindi ricambio delle persone ampio, però siamo una realtà che ha abbastanza un'identità coesa, abbastanza da dire che siamo molto importanti al Politecnico, direi questo. E, direi per la, anche per, sempre per la natura universitaria e anche il modo in cui abbiamo la possibilità di rapportarci sia con l'università che con Milano è relativamente ristretto, nel senso che quello che noi andiamo a creare è uno spazio sicuro all'interno dell'università per chiunque voglia avvicinarsi, per chiunque sia parta da una necessità di capirsi, perché molte persone come me, per esempio, arrivano anche a 19-20 anni, che si allontanano da casa, arrivano all'università e non sanno neanche chi sono, e quindi è molto importante che ci sia una realtà come un'associazione queer, LGBT+, all'università che accolga persone che hanno bisogno di riconoscersi in qualcun altro, vedere persone magari che sono già più avanti in questo percorso e quindi trovare un gruppo inclusivo e rappresentativo di diverse situazioni di vita e di identità, di genere, di sessualità, di orientamenti relazionali, chi ne ha più ne metta. E la ragione per cui sono molto felice di essere qui è perché secondo me come realtà universitarie veniamo un po' sminuite, forse, perché comunque c'è, cioè, a livello di politica, diciamo, che non possiamo fare tantissimo, possiamo andare a operare sia alle manifestazioni, dove siamo sempre presenti anche con le altre università, ma a livello di rappresentanza siamo sempre, pur sempre, ragazzi del Politecnico. E, però questo, diciamo, l'aspetto importante di questo è che andiamo a lavorare, secondo me, sul tessuto sociale a livello della base, perché diciamo a livello anche collegandoci a queste lezioni, la cosa che mi ha più inquietato personalmente, che ci ha inquietato in associazione, è stato perché io vado a parlare con persone della nostra età di 19-20 anni che credono in queste, si possono chiamare promesse, in questi ideali che io nella mia bolla di associazione non vado più a credere come qualcosa che le persone pensano. Invece poi mi trovo il mio collega di corso che mi viene a dire: ah, se non avessi conosciuto Poliedro, associazione LGBT, non saprei che essere trans è una cosa diversa da essere gay. E allora io dico: c'è un problema. E quindi se andiamo a lavorare sul tessuto già partendo da uno studente che arriva, che non sa niente, che ha bisogno di anche solo di capire, secondo me è ugualmente importante quanto magari conquistare le battaglie a livelli più alti. Quindi partendo dalla base, creando un tessuto sociale che è più fertile a questo tipo di cambiamento, cominciamo già a dare un buon lavoro. E proprio per questo, no nel nostro modo di operare, non si tratta di progetti, di modus operandi molto grandi, si tratta di fare divulgazione, di fare eventi anche mensili, provando settimanali, dove si parla, si parla, si parla e si educa. Questo, secondo me, al nostro livello è la cosa importante. Benissimo, grazie, grazie lì per la tua testimonianza, assolutamente è molto importante, è un momento in cui voi vi formate ed è giusto che ci sia un punto di riferimento come le vostre associazioni. Grazie, passiamo adesso a un altro ospite, Massimiliano Gualdi. Buonasera Massimiliano. Massimiliano è un attivista LGBT di Roma e in particolare svolge la sua azione all'interno del Movimento 5 Stelle. Massimiliano, vogliamo sapere quali sono i progetti sui diritti civili che stai seguendo. Allora, grazie innanzitutto per l'invito ed è sempre bello partecipare a incontri in cui si parla dei diritti civili, perché è un argomento che deve essere trattato, soprattutto in questo periodo molto particolare. Diritti che servono in Italia. L'Italia è un paese che sui diritti civili, ma anche sui diritti sociali, è sempre un po' il fanalino di Europa. Allora, diciamo che all'interno del Movimento 5 Stelle, sin dall'inizio, proprio del 2013, si è formato questo gruppo di cui, diciamo, io faccio parte, che è un gruppo di attivisti LGBT e non che collaborano con i portavoce del Movimento 5 Stelle. Qui oggi abbiamo Alessandra Maiorino e con lei collaboriamo in tantissime cose. Di progetti ce ne sono tantissimi che si potrebbero realizzare,
anche in questo momento difficile, ma più che altro, più che progetti, noi in questo momento stiamo mantenendo alta l'attenzione su quelle che sono le varie situazioni o mosse che nei vari ministeri, nelle varie commissioni o anche nel governo stesso si potrebbero attivare. Uno dei progetti più belli che abbiamo attivato, grazie, qui purtroppo io devo comunque menzionarla, Alessandra Maiorino, è stato quello del tavolo permanente con le associazioni LGBT. Spero che non stia rubando materiale ad Alessandra. Però questo è il progetto più bello perché è il primo che abbiamo realizzato, è la prima volta che il Movimento 5 Stelle ha all'interno di esso un tavolo permanente con le associazioni LGBT nazionale. Questo non era mai accaduto. Questo è un traguardo molto, molto importante che si è potuto concretizzare perché il Movimento 5 Stelle è molto sensibile a queste tematiche. Abbiamo uno dei programmi sui diritti civili, io lo definisco poesia, perché è veramente per chi ha vissuto il Movimento 5 Stelle del 2013, vedere quello che oggi si è realizzato grazie a tantissimi attivisti, ma soprattutto a tantissimi portavoce che hanno messo la loro sensibilità a disposizione, e anche e soprattutto, questo lo dobbiamo riconoscere, grazie a Giuseppe Conte. Il presidente Giuseppe Conte ha dato su questa tematica una chiara posizione. Quindi, mentre all'inizio veniamo sempre un po' accusati come quelli che non sapevamo mai quello che dovevamo fare, invece in realtà il Movimento 5 Stelle, dalla sua origine, era un movimento che avrebbe combattuto e che combatte per i diritti LGBT e civili. Io ricordo benissimo le frasi per cui sono stato preso nel Movimento 5 Stelle, letteralmente. Nessun cittadino deve rimanere indietro, non esistono cittadini di serie A e di serie B. Questo era praticamente quello che è la nostra anima come movimento, è proprio quello che ancora oggi avanti si porta sempre con maggiore forza e con maggiore energia. I progetti veramente, Paola, ce ne sarebbero tantissimi. E poi magari anche Alessandra ne illustrerà qualcuno. Però diciamo che oggi, come oggi, il progetto più grande è quello di essere a fianco alla comunità LGBT, alle persone LGBT che si sentono in questo momento in pericolo. Soprattutto all'inizio, quando si è insediato questo governo, abbiamo proprio ricevuto dei veri e propri SOS, cioè chi ci tutela, chi ci aiuterà, chi starà lì pronto a difendere i nostri diritti. E per fortuna che ci sono portavoce come Alessandra, ma poi come tutto il movimento che ha aderito addirittura alla strada per i diritti, che ha detto noi ci siamo. Più volte Giuseppe Conte ha detto se vogliono toccare i diritti ci troveranno a noi. E questo diciamo che è una delle cose più importanti che in questo momento si potrebbe fare insieme a tante altre. Grazie, grazie Massimiliano per la tua testimonianza. E passiamo a un'altra ospite, Elena Lattuada. Elena è delegata del sindaco del Comune di Milano per le pari opportunità e appunto nell'ambito delle pari opportunità ci sono la tutela dei diritti delle donne in generale. E diciamo che a vari livelli le varie istituzioni si sono organizzate appunto con degli uffici di riferimento. Elena Lattuada appunto per il Comune di Milano. Stasera abbiamo anche un'altra ospite, Barbara Perez, che è consigliera di parità di Città Metropolitana. Ma Elena, intanto grazie per essere qua. Se vuoi presentare appunto le attività del tuo ufficio e magari appunto indicare qualche progetto in particolare per le donne che vuoi indicarci. Bene, grazie, buonasera a tutti e a tutte, ovviamente. Vado subito nel merito. Io ho una delega da parte del sindaco sul tema delle pari opportunità, e cioè per ridurre un grande tema che sono ovviamente le diseguaglianze di genere, che sono diseguaglianze
di natura sociale, di natura economica, di opportunità, cioè credo che potremmo fare un lunghissimo elenco di quelle che sono le disuguaglianze, però mi preme altrettanto sottolineare anche alla luce, diciamo, delle due testimonianze che ci sono già state prima, che il tema del colmare le differenze di genere ovviamente non riguarda solo i due generi, ma quando parliamo di diritti dobbiamo immaginare che i diritti sono diritti di tutte e tutte, a prescindere, diciamo, dal senso e dal segno di appartenenza al proprio genere. E da questo punto di vista poi credo che anche altre persone che ci sono all'interno, diciamo, di questa tavola rotonda lo potranno sottolineare, credo che sia altrettanto importante ricordare che il Consiglio Comunale di Milano non più tardi di qualche mese fa ha approvato a maggioranza, perché poi il tema ovviamente è anche questa, una mozione che come dire, chiede all'amministrazione comunale di farsi carico dei problemi delle persone transgender e dei loro diritti, e che sta nell'ambito, come dire, no, del tema ovviamente di quali sono i diritti di cittadinanza per tutti e per tutte. Questo diciamo, mi preme sottolinearlo, perché su questo abbiamo cominciato, io personalmente insieme ad altre, abbiamo cominciato un percorso proprio per provare a rendere operativa ed esecutiva anche una mozione di un consiglio comunale, coscienti del fatto che quando parliamo di un'amministrazione ci sono ovviamente vincoli e limiti di natura legislativa, perché sappiamo bene che questo non è superabile nell'ambito di un'amministrazione comunale, ma certamente in campo ai diritti civili delle cose sono possibili e praticabili. Detto questo, io credo che una città come Milano, che pure ha sul versante per esempio dei livelli occupazionali femminili un vantaggio rispetto a tante altre città, abbiamo i tassi di occupazione più alto, questo però per esempio non ha ridotto il tema della discriminazione di natura economica e salariale o delle opportunità. Mi fa piacere, come dire, che qua ci sia una rappresentante delle studenti del Politecnico. Uno dei temi che dobbiamo certamente affrontare è tutto il tema delle carriere femminili, cioè dei percorsi di studio e di come questi poi trovano rispondenza e ovviamente autorevolezza e autorità nell'ambito dei percorsi di carriera. Quindi diciamo che il tema, uno dei temi per questa amministrazione, è provare a fare delle politiche che riducano il gap salariale, ma che riducano anche le differenze tra i generi, sia nell'ambito delle opportunità sia nell'ambito dei diritti sociali. Da questo punto di vista, avere luoghi come il Comune di Milano ha, cioè dei luoghi di aggregazione delle donne, così come un mondo di associazioni e di associazionismo che trova luoghi e spazi per, come dire, affermare questi principi e questi diritti, credo sia fondamentale. Così come, per esempio, tutto il tema delle premialità nell'ambito delle gare d'appalto piuttosto che negli affidamenti di quelle imprese che si certificano e che sviluppano piani di investimento e di occupazione femminile. Diciamo che il governo, non quello di oggi, quello che, come dire, abbiamo salutato qualche mese fa, alcuni provvedimenti il Parlamento li aveva presi. Il punto vero oggi che ci si pone è come quei provvedimenti, che sono ovviamente dei percorsi in itinere, pensiamo alla certificazione di genere, pensiamo alla riduzione del gap salariale, come queste cose poi diventano prassi concrete, perché significa ovviamente attuare anche delle scelte da parte dell'istituzione che favorisca questo tipo di percorsi. Cioè, diciamo che non è possibile lasciare solo alla libertà di impresa decidere di colmare questi gap, ma servono politiche istituzionali e serve che la politica faccia delle scelte. Quindi questo è uno ovviamente dei, diciamo, degli obiettivi di lavoro di non facile soluzione, ma che credo
sia indispensabile, su cui è indispensabile ragionare. L'ultima cosa che mi preme sottolineare, sempre nell'ambito ovviamente del tema dei diritti, è dotare il Comune di Milano di scelte che possiamo definire nell'ambito delle politiche di genere, del bilancio di genere, cioè delle scelte che siano comunicabili e verificabili sul piano della loro efficacia. Cioè, come sempre, il tema non è solo annunciare che si vogliono fare delle politiche, ma poi provare nel rapporto con i cittadini, con le associazioni, con i portatori di interesse, a valutare le politiche pubbliche, a decidere e a definire se quelle politiche adottate hanno sostanzialmente, almeno parzialmente, ridotto quello che si vuole colmare. Quindi sul versante dei diritti, e poi mi taccio, io credo che noi dobbiamo poter coniugare, saper coniugare le politiche a vantaggio ovviamente della riduzione delle discriminazioni tra i generi, ma anche il riconoscimento di quella che è una realtà assolutamente molto presente, molto organizzata del mondo LGBT a Milano, che rivendica diritti, e essere al fianco di tutti coloro che rivendicano diritti per evitare arretramenti. Non ho parlato degli arretramenti sulla famiglia, sul valore della famiglia, sul tema della genitorialità, credo che ce ne sarebbe molto, magari può essere l'occasione di una prossima occasione per discutere più nel merito di questo, perché credo che anche questo inciderà in modo significativo sulla vita delle persone, sulla vita degli uomini e delle donne. Alcuni provvedimenti che ad esempio si stanno attuando anche con questa legge di stabilità danno già il segno, per questo che la taglio, ma credo che ci sarebbe davvero tanto, ci sarà tanto da fare, e avremo bisogno di tutti e di tutte. Grazie. Grazie, grazie Elena. Noi naturalmente sicuramente raccogliamo il tuo invito e quindi ci sentiremo sicuramente anche su questo argomento. Adesso intervistiamo Ivan Lembo, grazie per essere qua con noi. Ivan Lembo è responsabile delle politiche sociali. La sua presenza qua è molto importante perché penso che i sindacati siano comunque anch'essi un importantissimo presidio per la tutela dei diritti del lavoratore in generale, ma in particolare anche per quanto riguarda il tema delle politiche sociali. Ivan, stasera so che vuole in particolare parlarci del tema del delegato sociale nell'ambito delle tante sue attività. Grazie Ivan per essere qua con noi, a te la parola. Grazie per l'invito e grazie a tutti voi. Sì, un po' per prima di arrivare al delegato sociale, che dietro, quando è arrivata la tua sollecitazione, ho pensato poter essere un po' quell'azione di sistema, quel progetto che forse maggiormente rappresenta, perché ha un punto di caduta importante, cioè luoghi di lavoro, di quelle che sono le nostre attività, come si inserisce appunto questo percorso. Beh, ovviamente la CGIL è un sindacato confederale generale, quindi da sempre mette il tema a fianco ai temi fondamentali della condizione di lavoro delle persone, anche quello appunto dei diritti, in una visione insieme, come dire, del lavoro come strumento di emancipazione, ma che si accompagna, diciamo, al tema dei diritti sociali e dei diritti civili. Su Milano oramai da più di 30 anni esiste uno spazio, appunto, che è il Dipartimento Politiche Sociali, che ha molti temi, diciamo, al suo ingresso, che in generale abbiamo definito uno spazio che ha l'obiettivo, come dire, di contrastare ogni forma di discriminazione, di favorire percorsi di inclusione sociale per le persone che vivono una condizione magari permanente, magari temporanea, di fragilità e debolezza. E quindi nei titoli noi abbiamo tutto il tema che riguarda, ad esempio, la tutela delle persone con disabilità, con sofferenza mentale, ci occupiamo di carcere, ci occupiamo di dipendenze, tossicodipendenze, da ultimo sempre più il tema del gioco d'azzardo patologico, di povertà estrema, di senza fissa dimora, di percorsi di inclusione legati anche alle persone migranti e, da ultimo, non per importanza, un apposito sportello che noi da molto tempo dedichiamo a tutto il tema dei diritti civili, dei diritti delle persone LGBTQ, e quindi con una serie di progettualità, oltre appunto che di aiuto e sostegno individuale alle persone.
vi racconto brevemente il delegato sociale, che, come dicevo, è secondo me un punto di caduta importante, perché poi tutto il ruolo del sindacato si gioca nei luoghi che vive, e con un obiettivo fondamentale di costruire cultura, di costruire pratiche quotidiane, e non c'è niente di meglio che possa farlo se non la relazione costante che i nostri delegati, quindi quelli eletti dai colleghi, quelli un po' nominati, possano fare all'interno dei luoghi di lavoro, anche con una visione che poi parta dal luogo di lavoro e vada fuori appunto sul tema dei diritti. Quindi non solo il delegato sociale parte dall'idea che non è solo il tema del lavoro, per quanto fondamentale ovviamente il tema delle condizioni di lavoro da rappresentare e tutelare per le persone, ma una serie di tematiche che sono quelle che in qualche modo prima vi dicevo meritano una formazione specifica. Quindi noi mettiamo in aula questi delegati per un percorso lungo, perché sono mediamente 12 giornate, che per chi conosce il sindacato sa che 12 giornate di permessi non sono poca roba, quindi è impegnativo. Li mettiamo in aula proprio per andare a sviluppare queste tematiche, innanzitutto con una grossa parte dedicata al tema della relazione, dell'ascolto delle persone, dei loro bisogni, che è un tema centrale che di fronte a una società sempre più individualista merita di essere messo al centro, perché poi quando si mette al centro il tema dell'ascolto e della relazione con le persone, dei percorsi di cura, emergono come ci sia bisogno, come dire, di condivisione, di stare dentro battaglie collettive. C'è poi tutto un tema di andare a studiare le singole tematiche, approfondirle, appunto quelle che ho accennato prima, e qui si pone tutta una logica anche di relazione con i soggetti del territorio, che sui singoli temi possono costruire per noi delle importanti alleanze, quindi andare a visitare i servizi, andare a incontrarci con tutto il mondo dell'associazionismo, e da ultimo come trasformiamo nella nostra attività quotidiana quei temi che sono per noi di tutela individuale della persona, ovviamente, quindi caso di discriminazione piuttosto che caso in cui ci si trova in una condizione di fragilità, piuttosto che caso di diritto da rivendicare individualmente, ma per poi riportarlo a quella che è la nostra essenza e l'essenza della rappresentanza sociale, cioè l'idea che quella roba lì diventi contrattazione nei luoghi di lavoro, che costruisca un avanzamento dei diritti. Citavo l'altra volta nell'intervista con Paola come noi avevamo fatto alcune esperienze su Milano pre legge Cirinna, in cui eravamo andati, come dire, a contrattare condizioni di lavoro, di godimento dei diritti che anticipavano un po' la legge. Questo è un esempio di quello che eravamo riusciti a fare anche attraverso i delegati sociali, e poi con tutta una partita che per noi diventa sempre anche più importante, che di quella che chiamiamo contrattazione territoriale sociale, cioè di uscire dai luoghi di lavoro e di mettere il sindacato al centro di un rapporto con le istituzioni, ma anche con i soggetti collettivi che su questi temi ci sono, perché riteniamo che il tema delle alleanze e delle reti, insomma, sui temi dei diritti, a partire dai temi dei diritti civili, sia assolutamente fondamentale. Grazie Ivan. E passiamo adesso ad Alessandra Maiorino. Alessandra, grazie per essere con noi. Alessandra Maiorino è senatrice del Movimento 5 Stelle alla seconda legislatura. È sempre stata molto attiva nel presidio dei diritti LGBT, è stata coautrice del disegno di legge per i reati contro l'omofobia, membro della commissione parlamentare per le inchieste sul femminicidio, promotrice della proposta di legge sul matrimonio egalitario. Insomma, tante attività. Alessandra, vorrei che ce ne parlassi anche tu, e se hai appunto in particolare qualche progetto che adesso ti sta particolarmente a cuore. Grazie. Sì, Paola, grazie a te, grazie innanzitutto per questo invito, buonasera a tutte e a tutti, davvero grazie per ospitarmi qui, ecco anche la mia gatta, come sempre, è felice di essere con voi. Dunque, benvenuta. Grazie. Ha imitato Conte, scusami. È lui che ha imitato me, il mio gatto viaggia online da anni. Ciao Alessandra, buonasera, scusa. Ciao Massimo, ciao. No, buonasera davvero a tutte e a tutti. Ma dunque, questa legislatura si presenta naturalmente in maniera molto diversa da quella precedente, insomma, questo era piuttosto chiaro. Quindi, cosa dire, abbiamo cercato di organizzarci innanzitutto, per
ricevere il contraccolpo di questo governo, che sicuramente non è un governo che mostra una faccia benevola verso i diritti civili. Se tutto va bene li ignora, ecco, diciamo che siamo fortunati se decidesse di ignorarli. E, per il momento sembrerebbe di sì, come io pensavo, perché ci sono questioni naturalmente economiche e sociali talmente rilevanti che in questo momento dedicarsi a smantellare quei pochi progressi fatti da parte del nostro paese in materia di diritti civili credo che non sarebbe una buona mossa neanche per loro. Però i diritti si possono smantellare in tanti modi, anche senza attaccarli frontalmente, bensì, ad esempio, qui ho sentito giustamente parlare naturalmente dei diritti LGBT, ma anche dei diritti delle donne, perché i diritti poi sono tanti e variegati a seconda dei soggetti. Ecco, smantellare una misura come Opzione Donna e renderla fruibile per una platea estremamente più ristretta e soltanto a determinate condizioni, cioè se si hanno figli, se si è caregiver, significa che cosa? Significa che questo governo ignora, sceglie di ignorare la specificità di essere donna, che non significa che essere donna è una categoria a sé, però essere donna ha comportato per secoli e comporta tuttora uno svantaggio. Non riconoscere questo significa naturalmente ignorare tutta una serie di cose. Per quanto riguarda i diritti LGBT, sappiamo che per ora abbiamo avuto soltanto, diciamo, delle dichiarazioni molto spiacevoli e molto anche, come dire, di cattivo gusto, però azioni concrete finora non molto, per fortuna. Io ho promosso la costituzione di un intergruppo parlamentare per la tutela e la promozione dei diritti LGBT. Anche questo non mi pare fosse successo mai prima nel Parlamento italiano. C'è un intergruppo LGBT al Parlamento europeo, ma nel Parlamento italiano no. Perché? Perché voi sapete benissimo, e prima di iniziare questa diretta si era un po' parlato, no? Oggi si parla di opposizioni, siamo delle forze politiche divise in opposizione alla destra. Però io ho sempre sostenuto, sempre, anche quando eravamo al governo, pensate un po', con la Lega, che i diritti non sono una questione partitica, che i diritti non possono essere appannaggio, la difesa dei diritti non può essere appannaggio di alcune forze politiche e di altre no. Io non mi stancherò mai di ripetere che il matrimonio egalitario è stato introdotto in Gran Bretagna da un governo conservatore. Quindi questa divisione così manichea che abbiamo noi, sinistra o tutto quello che si può definire, diciamo, di filo sinistra progressista, diritti civili, tutela delle persone LGBT, destra, omotransfobia e accanimento contro i diritti, no, non può essere così. Quindi ho promosso questo intergruppo, dove però sono presenti soltanto le opposizioni e non si è iscritto nessun esponente dei partiti di maggioranza. L'intergruppo è partito da poco e noi speriamo di riuscire a coinvolgere anche loro, perché è importante, essere uniti su questo. Chiudo con una cosa, perché naturalmente non entro nelle questioni locali che riguardano Milano o la Lombardia, anche se io sono molto legata a Milano, è la città dove si sono conosciuti i miei genitori e ci vengo spesso, bontà vostra e dei milanesi, invitata per eventi. C'è un tema che io ho paura che possa diventare centrale, ed è quello dei centri e degli sportelli di ascolto, appunto, per le persone LGBT vittime di omotransfobia a vario titolo, o perché appunto hanno subito una forma di violenza fisica o psicologica, o perché magari sono stati addirittura cacciati di casa dalla propria famiglia per via del loro orientamento sessuale o identità di genere. Voi sapete che noi abbiamo istituito per la prima volta in Italia un fondo centrale strutturale di 4 milioni, lo abbiamo istituito nel 2020. Questo fondo viene erogato dall'UNAR. Ora noi, come intergruppo parlamentare, quindi tutti i partiti di opposizione, presenteremo un emendamento per aumentare questo fondo in modo che questi centri possano funzionare, possano avere continuità e funzionare ancora meglio, magari nascerne di altri. Però c'è un problema, che in realtà i bandi sono bloccati,
Io ho avuto modo di parlare per la prima volta con la ministra Roccella e vuole dei dati per capire se questi centri funzionano, se servono effettivamente, se sono utili, se hanno utenti, e quindi vuole una ricerca che sarà presentata dall'UNAR, comunque sarà presentata a gennaio. Però questo è per farvi un po' capire che noi progetti li abbiamo in cantiere, ma che quello che io temo è che appunto gli attacchi ai diritti non avvengano in maniera frontale e propagandistica come è stato in campagna elettorale, ma possa avvenire togliendo il terreno sotto ai diritti e quindi diciamo smantellando in maniera quasi invisibile, perché se tu impedisci ad un bando di uscire è una cosa abbastanza soft, non è un'azione politica, non è una legge, non è un decreto, qualcosa che prende le colonne della stampa, è una cosa che rimane sotto traccia e però tu hai tolto, prima sentivo, non conoscevo l'associazione Poliedro del Politecnico di Milano, benissimo, hai tolto quegli spazi in cui i giovani e le giovani possono trovarsi e possono, come dire, sentirsi sicuri e conoscere se stessi. Questa cosa mi ha veramente colpito e poi chiudo davvero. No, il fatto di quando si è giovani, molti di noi fanno un percorso per arrivare a conoscersi. E allora io mi chiedo tante volte queste persone invece adulte che hanno tante certezze e vorrebbero imporle agli altri, ma non ricordano di aver fatto anche loro un cammino per arrivare a capire chi fossero, forse non l'hanno mai fatto questo cammino e questa cosa mi spaventa ancora di più. Per ora mi taccio e grazie. Grazie, grazie Alessandra, è sempre molto interessante il tuo intervento. Adesso intervistiamo Antonia Monopoli e benvenuta Antonia. Antonia è responsabile dello sportello Transala Milano. Recentemente, Antonia, avete organizzato, era il 20 novembre, la marcia per le persone trans, il Trans Life Matter, in occasione della giornata internazionale per la memoria del transgender. Anche a te chiedo appunto di presentare la tua attività e se hai un progetto in particolare da segnalarci. Intanto buonasera a tutti, grazie per questo invito. Premetto, lo sportello trans nasce nel 2009 in mancanza di un punto di riferimento, punto di ascolto, punto di accoglienza, punto di orientamento e accompagnamento verso i servizi che sono situati all'interno dell'organizzazione alla Milano, ma anche sul territorio milanese lombardo. E quindi 2009 abbiamo iniziato questa avventura con 39 persone che hanno avuto accesso allo sportello. Oggi come oggi diciamo che lo sportello fa fatica con i finanziamenti, perché ovviamente cerchiamo di portare avanti un servizio ad hoc proprio perché sul territorio lombardo offre ascolto, orientamento. E negli ultimi 6 mesi gli accessi sono stati di 200 persone, grazie anche a uno dei finanziamenti dell'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, che abbiamo implementato gli orari di disponibilità, quindi lunedì, il mercoledì e il sabato, con altre ore distribuite per la consulenza psicologica, consulenza legale, per il segretariato sociale. Quindi abbiamo cercato di offrire una qualità maggiore rispetto a quando abbiamo iniziato. Il 20 novembre sì, c'è stata questa marcia in collaborazione con ACET, dove ci aspettavamo 400 persone. Noi abbiamo acquistato, grazie a un finanziamento della CIGEI Milano, abbiamo acquistato 400 candele e
meraviglia che ci sono state più di 2000 persone. Bello, bellissimo, perché comunque, come dire, sentita questa marcia, ha scosso molte persone. Questo per meraviglia perché nell'arco di un mese abbiamo organizzato questa marcia e non pensavamo mai che partecipassero poi tante persone. Il finanziamento UNAR conclude a febbraio e noi a febbraio, noi come organizzazione, stiamo aggiornando un prontuario che si chiama Transessualismo e Lavoro in collaborazione con la CGIL di Milano, con Massimo Mariotti, referente dello sportello LGBT+, di politiche sociali. In più stiamo collaborando con la Fondazione Human Age, gruppo Manpower, con la responsabile Leonora Del Core. Cercheremo di aggiornare questo opuscolo che è stato lanciato, vi lo faccio vedere, non so se riesce, è stato lanciato per la prima volta nel 2004, poi aggiornato nel 2011 grazie a un finanziamento da Cariplo, e a quest'anno aggiorneremo grazie al finanziamento dell'UNAR. Stiamo cercando di organizzare un talk all'interno della Sala Lesti Palazzo Marino. Cercheremo di invitare anche, come dire, il presidente dell'UNAR o comunque politici, ma anche, come dire, altre associazioni che fanno parte del tavolo finanziamenti UNAR del territorio di Milano. E un altro progetto che sto appunto seguendo, che ci sarà come data il 29 di gennaio, una proiezione di un documentario di genitori di persone trans, dove in questa serata abbiamo pensato con Agedo, con due persone di Agedo, i genitori di persone trans, di coinvolgere i genitori. Abbiamo pensato di invitare la presidentessa, perdono, presidentessa pari opportunità del Comune di Milano, Ilaria De Marchi, e la vicepresidentessa Monica Romano, la consigliera Monica Romano. Che dire, lo sportello organizza due gruppi di automutuo aiuto per le persone transgender e il genere non conforming, e da maggio ho iniziato a organizzare dei gruppi di automutuo aiuto per genitori di persone trans. Questo lo dico perché è importante, lo sportello trans è importante, cioè per lo sportello trans è importante, per me è importante coinvolgere le famiglie, proprio per far sì che le famiglie si prendano in carico i propri figli e figlie in questo percorso di transizione che è molto delicato, complesso, a volte anche difficile. Poi, appunto, come dire, con questo governo, speriamo, prima sentivo l'intervento prima della Maiorino, come dire, lavo gli occhi perché veramente sono cose bruttissime. Stiamo andando incontro a momenti, a periodi bui, per le persone trans, come dire, 380 vittime che abbiamo commemorate. Spero che, come dire, non si alzi ancora il numero. Un'ultima cosa e concludo. Sto seguendo proprio oggi, ho avuto la telefonata di Michele Usuelli di Più Europa, che mi ha invitato proprio a partecipare a una delle audizioni della discussione della 109. La 109, per chi non lo sa, la legge 109, per chi non lo sa, è la legge Nanni presentata dal consigliere Simone Verni, che
che di tanto in tanto ci sentiamo e mi coinvolge molto nelle sue iniziative. Grazie e Benissimo. Grazie Antonia, grazie per la tua testimonianza. E adesso intervistiamo Barbara Perez. Benvenuta Barbara. Tu Barbara sei stata da poco nominata consigliera di parità di Città Metropolitana di Milano e siamo curiosi di sapere appunto qualcosa dell'attività del tuo ufficio e cosa state impostando come progetti appunto per le donne, per le pari opportunità, per i diritti delle donne. Ti ringrazio. grazie a te e buonasera a tutte e a tutti. Sì, io sono stata designata a settembre, per cui sono fresca fresca di nomina e di ruolo. Faccio una premessa: le consigliere di parità sono sia a livello provinciale che regionale e c'è la consigliera nazionale. Sono delle figure a parte rispetto ai consiglieri e alle consigliere con cui siamo abituati ad avere a che fare. Noi ci occupiamo prevalentemente di discriminazioni, molestie e violenze nei luoghi di lavoro. Sulla base di quello che era il codice delle pari opportunità, che secondo me andrebbe un po' aggiornato, se non altro, per i contenuti, per i termini che sono utilizzati, però vabbè, nel senso che il codice delle pari opportunità parla proprio di uomini e donne, no? Quindi, di discriminazioni delle donne, nel mondo del lavoro rispetto, appunto agli uomini. Per quel che mi concerne, io non ho mai fatto differenze tra le persone e continuerò a non fare differenze tra le persone, per cui diciamo che il mio concetto di parità è un po' più ampio di quello, descritto nel codice delle pari opportunità. E, in tutto questo, vabbè, ad oggi ovviamente sono passati solo 2 mesi dalla mia designazione, non sono riuscita a mettere in campo tantissimo, ho tanti progetti. Quello che sono già riuscita a fare, di cui vado fierissima, è un progetto di formazione dei centri per l'impiego. Vedo Antonia che sorride perché l'ha fatto lei, ha tenuto lei, ricambio il cuore. Ha tenuto lei appunto questo corso di formazione, era nell'ambito di un percorso che le dipendenti e i dipendenti dei centri per l'impiego hanno fatto appunto parlando di discriminazioni e abbiamo chiuso questo percorso il giorno dopo la marcia di cui vi ha parlato Antonia, parlando di identità di genere e quindi di che tipo di approccio devono avere i lavoratori e le lavoratrici dei centri per l'impiego nei confronti delle persone trans. Un'altra cosa che ho subito fatto, qui vabbè, complice anche la mia provenienza, io sono dirigente sindacale UIL, è stato contattare immediatamente CGIL e CISL e UIL, anche se ad oggi abbiamo fatto solo un primo incontro, diciamo, prevedendo tutta una serie di progetti. Ho 4 anni davanti per poterli sviluppare e mi auguro di riuscirci. Concludo dicendo che mi ha colpito molto quello che ha detto Alessandra Maiorino, perché, è esattamente quello che penso io, cioè non prevedo un attacco frontale, anche perché è molto difficile attuarlo. Siamo strettamente legati all'Unione Europea. L'Unione Europea ha tutta una serie di direttive, però ci stanno togliendo la terra da sotto i piedi. Faccio l'esempio dell'aborto. Questo ormai dura da anni, quindi non è neanche colpa di questo governo. È un'azione che però è stata messa in campo sostenuta da alcune forze politiche, per cui abortire in alcune regioni d'Italia è oggettivamente impossibile a causa dell'obiezione di coscienza.
Quindi è questo che io temo, questo erodere i diritti in maniera silente ma efficace. E credo che è compito nostro, di tutti i presenti e le presenti, cercare di combattere questo metodo. Chiudo il mio intervento. Grazie, con questo appello, che è piuttosto pesante e impegnativo. Ecco, perché ti sentivo male. Barbara, vuoi concludere? Ho detto, chiudo l'intervento appunto con questo appello lavorare tutte insieme per combattere questo metodo questo metodo dell'erosione dei diritti, no? Perché penso che in questo momento dovremmo fare rete e non spaccarci. Benissimo, infatti è anche uno degli scopi di questa serata, ti ringrazio per avercelo ricordato. Scusate, chiedo a tutti di chiudere i microfoni, Ventura, l'audio. Vediamo se riusciamo, se Silvia riesce a chiudere l'audio, tu per favore, grazie. Ecco, allora concludiamo questo giro di interviste con Alice Redaelli. Benvenuta Alice, so che tu sei stata nominata presidentessa di ArcGay proprio questa settimana, quindi di nuovissima nomina. ArcGay è un'associazione storica per studio dei diritti LGBT non soltanto a Milano ma in Italia. Anche a te chiedo di parlare dell'associazione e di qualche progetto che in particolare vuoi segnalarci. Grazie mille, buonasera a tutte e a tutti e grazie dell'invito ovviamente. Come giustamente dicevi, ho preso il testimone da Fabio Pellegatta, il nostro precedente presidente, venerdì, e quindi per me è un piacere essere qui, vedere tante facce amiche, fra cui Antonia ovviamente, e appunto cercare di non solo far conoscere la nostra associazione, che sicuramente molti di voi già conoscono, ma scambiarsi spunti, idee e buone pratiche, perché no? Il CIG ArcGay Milano nasce appunto nella nostra città nel 1984, quindi è un'associazione storica del nostro territorio e nasce per essere un punto di riferimento, di supporto, di aiuto per le persone LGBTQ+, ma anche e soprattutto un luogo di iniziativa, di elaborazione politica e di crescita culturale. Negli anni poi ovviamente è cresciuto moltissimo, grazie soprattutto direi agli sforzi, l'impegno e l'energia delle persone che partecipano alle sue attività. Siamo infatti un'associazione di volontariato, quindi una realtà senza scopi di lucro, laica e democratica ovviamente, e costituita poi da persone che tutti i giorni si impegnano per l'affermazione delle libertà individuali e affinché i diritti civili di tutti siano riconosciuti, promossi e garantiti senza alcun tipo di discriminazione, in particolare senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, il genere e l'identità di genere. E che lavora insomma per una società in cui sia garantito il sereno sviluppo dell'identità personale e la possibilità di una vita piena e soddisfacente di ogni cittadino essenzialmente. Siamo una realtà molto strutturata, siamo strutturati in sezioni, gruppi e commissioni essenzialmente, dove le sezioni si occupano di garantire dei servizi chiave per la nostra comunità. I gruppi che sono focalizzati su pubblici specifici, istanze identitarie, e le commissioni si occupano di progetti magari di una certa rilevanza. Oggi contiamo più di 400 volontari e volontarie, quindi è una bella famiglia nutrita, devo dire, e ci occupiamo di moltissimi aspetti, proprio perché la vita delle persone LGBTQ+, tocca tanti aspetti, cioè sono persone esattamente come le altre, quindi ogni aspetto della loro vita è trasversale alle loro identità. Ci occupiamo di accoglienza, di salute, di formazione,
di socialità ovviamente, ma anche di memoria storica. E in particolare abbiamo la nostra sezione, il nostro servizio pronto, che sono le nostre sezioni accoglienza e telefono amico, forse una delle primissime attività che il CIG fondò nei tardi anni 80, primi 90, che si occupano appunto di fornire accoglienza e ascolto grazie alla nostra helpline, oggi raggiungibile tra l'altro anche tramite i canali digitali ovviamente, e che è chiave non solo per chi vuole chiedere delle informazioni banalmente, ma anche per chi ha bisogno di confrontarsi, ha bisogno di compagnia, ha bisogno di aiuto anche eventualmente. Abbiamo un centro di documentazione enorme, un vero e proprio patrimonio, uno dei centri più importanti di documentazione LGBT, più importanti d'Europa tra l'altro, che ci permette di conservare e poi diffondere il patrimonio della storia della nostra comunità. Abbiamo una nutrita e particolarmente attiva sezione scuola, a cui io sono molto legata perché sono loro volontaria da quasi 10 anni, che cura incontri e progetti educativi nelle scuole per scardinare il fenomeno del bullismo in particolare, quindi si tratta di azioni di educazione alle differenze. Abbiamo una sezione salute che si occupa ovviamente di preservare la salute psicofisica delle persone, di fare attività di prevenzione ma anche di informazione su temi spesso poco trattati o comunque ancora molto stigmatizzati. Poi abbiamo i gruppi che sono identitari e si rivolgono appunto a pubblici specifici. Abbiamo un lanciatissimo gruppo donna, che è uno spazio delle donne per le donne della nostra comunità, che spesso hanno fatto fatica a emergere e avere luoghi sicuri di elaborazione dedicata, di elaborazione politica dedicata. Abbiamo un sempre vivace gruppo giovani che si occupa appunto della socialità delle persone tra i 16 e i 28 anni. Abbiamo un gruppo migranti, un gruppo di persone sorde LGBT+, che sono un unicum in Lombardia, tra l'altro, perché comunque è sempre importante ricordare che le discriminazioni spesso si sommano, ci sono delle intersezioni fra di loro, quindi appunto, come si diceva prima, perché non fare rete fra noi? Abbiamo poi anche delle commissioni che si occupano appunto di progetti specifici, forse la più famosa, mi viene da dire, è quella che si occupa del Milano Pride, la grande manifestazione della nostra città, di cui noi curiamo la gestione, il coordinamento, in collaborazione con le altre associazioni del coordinamento arcobaleno. Quindi queste sono solo alcune delle attività in realtà che il CIG fa, sarebbero troppe per poterle elencare, però è sempre quello che io mi porto a casa, è sempre poi la partecipazione, ecco, a queste attività. Grazie, grazie mille Paola. Grazie, grazie Alice, grazie per ci hai dato, grazie ai nostri ospiti, ho preso parecchi appunti su tutte le varie attività che svolgete e siamo in perfetto orario, siete stati bravissimi anche con i tempi, quindi c'è spazio per qualche domanda. Quindi Silvia, passo a te la parola per le domande. Grazie mille Paola. Sono Silvia Boga, una degli amministratori di Federazione e allora due attivisti mi hanno chiesto di rivolgere due domande a Liv Giacomin. Te le leggo tutte e due così poi ci rispondi. Allora, come può incidere il Movimento 5 Stelle per aiutarvi nella lotta per i diritti civili in ambito universitario e in quale modo la politica può sostenervi? Poi la vostra associazione collabora anche con altre simili realtà in ambito universitario e penso che ci sarebbe spazio per raccogliere le vostre esperienze e replicarle come best practice in altri ambiti universitari. Grazie Liv, se ci vuoi rispondere.
Sì, grazie per le domande e per l'interesse mostrato. Per rispondere alla prima, mi viene da dare una risposta un po' buffa, un po' da ingegnere, ma molto essenziale nel dire che quello di cui abbiamo bisogno è di un impianto di amplificazione. Cioè, nel senso, secondo me abbiamo bisogno di occasioni di ascolto sia tra di noi, che poi mi collega alla seconda domanda e alla seconda risposta, ma sia appunto con organi un po' più grandi di noi. Perché sicuramente noi abbiamo tante idee, sia come studenti della nostra università, con le altre università, ma anche di persone comunque della nostra età che orbitano con noi, come per esempio anche in CIG, nei giovani, anche con Arcigay, di cui conosco molti membri, insomma. E quindi secondo me, nel senso, è una risposta forse banale, però è proprio lì che sta la chiave, nell'ascoltarci e nell'organizzare per noi delle situazioni che ci possono appunto amplificare, che possono essere delle pedane di lancio, ecco, per quello di cui abbiamo bisogno e quello che possiamo dare come contributo, sia di idee che magari anche di... Comunque siamo tanti, ecco, ci sono molti studenti a Milano, quindi, cioè, penso alle manifestazioni, veramente siamo veramente tantissimi, quindi anche come numeri possiamo essere utili. Quindi sentirci, ascoltarci e darci ascolto è sicuramente la priorità, penso, in questo ambito. E per rispondere alla seconda, noi con alcune università, diciamo quelle con cui noi del Politecnico ci sentiamo di più, sono al momento, c'è Queer Statale, ovviamente dell'Università Statale, c'è Best Bocconi, della Bocconi, c'è il gruppo LGBCAT dell'Università Cattolica, però al momento è ancora in difficoltà con l'essere riconosciuto all'interno dell'università, perché insomma, si capisce senza che entrino in troppi dettagli, e anche occasionalmente anche B-Rain di Bicocca, che sono, diciamo, le realtà con cui ci interfacciamo di più. E diciamo che anche qui l'interfacciarci va fatto insieme anche agli organi delle università stesse. Cioè, sicuramente tra di noi ci stiamo regolando, anche per quanto abbiamo nominato la carriera alias, che è una cosa su cui stiamo lavorando a livello universitario. Per esempio, la Bocconi ha riconosciuto che non bisogna avere nessun tipo di validazione, diciamo, da parte di un medico, di qualsiasi cosa, per avere la carriera alias, per cambiare il proprio nome sui tesserini. Da noi è da qualche mese forse che hanno tolto delle pratiche che, per esempio, per me erano disumane, per esempio, per ottenere il cambiamento di documenti a livello del Politecnico bisognava presentarsi davanti a una persona e essere rassicurati che si presentava effettivamente nella maniera che bisognava presentare, che è totalmente disumanizzante per una persona trans o per una persona non conforming in generale, come lo sento anch'io sulla mia pelle, essendo una persona non binaria, non mi sarei mai presentato una cosa del genere. E quindi, cioè, nel confrontarci tra di noi è sicuramente importante, però sempre è soggetto agli uffici. Quindi anche qui noi ci regoliamo, sì, il Politecnico ci fa fare questo, la Bocconi ci fa fare questo, però senza gli uffici è ancora difficile, cioè è difficile, ci stiamo lavorando, però appunto come nell'altro caso l'ascolto tra di noi e trovare anche, sì, cercare di fare un documento condiviso che abbiamo fatto per esempio tra di noi sulla carriera alias, sono sicuramente cose che stiamo cercando di fare e che sicuramente possono poi essere pubblicate anche verso l'esterno. Spero di aver risposto. Sì, grazie, grazie mille. Poi dunque abbiamo tre domande invece per Alessandra Maiorino. Allora, come per Liv, le leggo tutte assieme e poi ci rispondi. Allora, la prima è: quale forza politica è più temibile all'interno del governo attuale? E per quanto riguarda naturalmente i diritti civili, e se secondo te, Alessandra, esiste una forma per riuscire a comunque a dialogare con questa forza politica. La seconda domanda è invece: avendo il polso della situazione delle opposizioni in Parlamento, secondo te sarà possibile unire le forze tra tutte le opposizioni per lottare per i diritti civili in caso di eventuali votazioni, esistendo anche l'intergruppo di cui ci hai parlato?
E la terza ed ultima è sicuramente ignorare l'implementazione dei diritti civili è un metodo subdolo di portare avanti lo smantellamento degli stessi. Tuttavia, su tale mancanza di rispetto riverbera in una violazione dei diritti fondamentali dell'Europa Unita. È possibile pensare di aprire una procedura di infrazione a carico dello Stato italiano? Siamo prossimi a tale situazione? Prego, Alessandra. Wow, sì, grazie. Wow. Grazie delle domande e cercherò di essere molto breve. Quale forza politica è più temibile nel governo? Ma io direi una bella gara, una bella gara. Diciamo che sono tutte e tre molto temibili, sia Fratelli d'Italia che Lega, che la stessa Forza Italia che ancora continua a propagandarsi come una forza europeista, ma di europeista veramente molto poco sul fronte dei diritti civili. Trovo che anzi sia una forza che è regredita da questo punto di vista, ha perso anche alcuni pezzi che, come Mara Carfagna, che comunque avevano fatto un percorso ecco, di avvicinamento verso certi temi. E, però mi ricollego alla seconda domanda. La seconda domanda era se si può trovare un'unione delle opposizioni in materia di diritti civili. E questo è proprio il motivo per cui nasce l'intergruppo, no? Vi ho detto, per esempio, la nostra prima azione sarà molto probabilmente un emendamento in legge di bilancio, un emendamento comune di tutte le forze politiche all'opposizione, quindi da spingere con la forza di tutte le opposizioni. Perché appunto su questo fronte non ci devono essere divisioni. Una cosa mi viene da dire, e non è malafede, però l'esperienza insegna e ancora scotta il comportamento, per esempio, di una forza politica come quella di Italia Viva durante l'iter di approvazione del cosiddetto DDL Zan, no? Della legge contro l'omolesbobitransfobia. Ecco, quella è stata la falla che ha fatto cadere tutto l'impianto. Aprendosi quella falla ovviamente si è potuta infilare la destra, ma se Italia Viva avesse tenuto le fila e non avesse invece detto che qualcosa della legge andava cambiato e bisognava mettersi al tavolo con Ostellari e Pillon per discutere di che cosa andava cambiato di quella legge, probabilmente noi oggi quella legge l'avremmo avuta. Ecco, quindi se mi fa piacere che anche Azione e Italia Viva sono nell'intergruppo LGBT, vi confesso, come se fossimo al tavolo, a cena, a tavola, insieme, in una situazione intima, vi confesso che mi fa anche un po' paura, però, questa cosa, perché ho paura che il loro, come dire, essere così bivalenti possa in realtà intralciare un po' i lavori e quindi dare meno forza all'azione di tutti, perché credo che invece per il resto, con il Partito Democratico, con Sinistra Italiana, con i Verdi, su questo, insomma, al di là di magari sfumature diverse su alcuni temi, diciamo che il nocciolo c'è per tutti. E quindi ecco, questi sono un po', perché il nemico che conosci è quello che ti aspetti, no? È quello che invece ti colpisce alle spalle, è quello che non ti aspetti e che poi ti fa cadere. Le sanzioni da parte dell'Europa, ora io non sono un'esperta di diritto europeo, ma io credo che l'Italia possa essere sanzionata da parte dell'Europa solo se va in infrazione di direttive specifiche. E non ci sono naturalmente direttive europee che impongono agli Stati membri, per esempio, di approvare il matrimonio egualitario. Ci sono, come si dice, eventualmente dei moniti, ma non sono direttive cogenti, per cui i paesi possono o meno, certo c'è un ambito di diritti da rispettare, però ecco, dovrebbe succedere qualcosa di eclatante in Italia, tipo le istituzioni delle LGBT zone come hanno fatto in Polonia, per dire, cioè qualcosa di veramente eclatante. Diverse sono le sanzioni della CEDU, della Corte Europea per i Diritti Umani, che però va appellata per casi specifici. Cioè io sento di aver subito un'ingiustizia da parte dello Stato italiano, mi appello alla CEDU e quella però impone allo Stato italiano un risarcimento nei miei confronti.
poi può fare giurisprudenza ed aprire, diciamo così, un varco per un progresso in un determinato ambito, però non è così immediato, perché sappiamo per esempio che molte coppie, soprattutto di mamme, hanno avuto delle sentenze a favore per quanto riguarda il riconoscimento dei figli, però questo non comporta automaticamente che poi ci sia una legge, purtroppo. Quindi direi che è un'eventualità molto lontana quella delle sanzioni all'Italia, sempre che questo governo non ci metta lo zampino, naturalmente, cosa che non ci auguriamo, ovviamente. Grazie Alessandra. Adesso io avrei una domanda per Alessandra e una invece per Barbara, su due temi leggermente differenti. Allora, Alessandra, prima avevi accennato ai caregiver. Volevo sapere se si stanno facendo passi avanti sui riconoscimenti dei caregiver in ambito appunto familiare, che se n'era parlato già nella passata legislatura. Se si sta parlando ancora o se se ne parlerà ancora. Riconoscimento dei caregiver in ambito, diciamo, dal punto di vista contributivo e dal punto di vista anche proprio di un riconoscimento per i contributi pensionistici. Guarda in un flash, Silvia, perché sì, velocissimo. Sì, è appena iniziata, quindi i disegni di legge ancora non sono neanche, come dire, tornati dagli uffici che li controllano dal punto di vista formale per essere assegnati poi alle commissioni. So che naturalmente è nelle intenzioni di tutti, questo dovrebbe essere trasversale, quindi dall'opposizione alla maggioranza, riconoscere il caregiver. Tu ricorderai bene che c'erano delle differenze di vedute su se dovesse essere quello strettamente familiare o aprire ad altri generi di caregiver, e insomma questo sarà da vedere. E noi siamo per la linea, insomma, del riconoscimento di chi già lo fa, e quindi spingeremo in questo senso, però al momento non ci sono, diciamo, non ci sono particolari avanzamenti, e non ti so neanche dire in legge di bilancio. So che c'è qualcosa, però al momento non so dirti esattamente che cosa c'è, al di là di, come ho detto, opzione donna, che però io ci vedo una discriminazione, perché viene riconosciuto solo alle caregiver donna, e se eventualmente e solo se hanno avuto figli, mi pare. Figli, quindi veramente, esatto, quindi è un po' una perversione. Sì. Ok, ci risentiremo più avanti allora per questo argomento. E invece la domanda a Barbara Perez era, tu hai parlato della legge sull'aborto, delle difficoltà che ci sono in determinate regioni, appunto a causa dei medici che fanno obiezione di coscienza. Ecco, volevo dirti che nei percorsi, cioè ho rilevato che nei percorsi che sono riservati essenzialmente alle donne, viene fornito lo psicologo come supporto, ma non viene fornito al padre, diciamo. E quindi anche in questo caso diciamo che si pecca un pochino, perché non sempre è un problema solo della mamma, ma anche del padre, che comunque continua ad essere un padre in ambito della coppia. E quindi appunto volevo chiederti, Barbara, se tu ne eri al corrente e se era possibile verificare questa cosa. Barbara? Sì, sono qui. Ah, io ci sei. Nell'ambito del mio discorso ho fatto un esempio. Non è un tema che mi compete come consigliera di parità, per cui era solo un esempio per far capire come si erodono i diritti dal basso, no?
Per sì, cui, non ti so dare una risposta, nel senso che non mi compete proprio come tema. Io come consigliera di parità mi occupo, ed è fin troppo, mi occupo appunto di discriminazioni, molestie e violenze in ambito lavorativo. E ti dico che è fin troppo perché noi consiglieri di parità lavoriamo gratis, per cui sì, abbiamo il doppio lavoro, il doppio impegno. Ho visto, difatti, se vuoi porre la domanda ad Alessandra, volentieri. Sì, ne approfitto per segnalare questo problema, perché di fatto è un problema. Noi abbiamo un rimborso mensile di 64 euro lordi, aumentabile fino a 320 euro lordi mensili, ma solo se l'ente presso cui si lavora ha la possibilità di accantonare questi importi, ed è obiettivamente una discriminazione, che lo dico ridendo perché noi ci occupiamo di discriminazioni, per cui lo facciamo partendo già avvantaggiate, no? In questo senso, seriamente ti dico, per noi significa dover lavorare, dover fare un doppio lavoro, perché il ruolo della consigliera è un lavoro a tempo pieno. Quindi lo sto facendo presente a qualsiasi parlamentare mi capiti di incontrare, in particolare alle donne, perché non so, mi aspetto maggiore comprensione da parte loro. E chiedo appunto, non sarà per me ovviamente, perché il mio mandato dura 4 anni, ma fate qualcosa per questo ruolo, perché altrimenti il rischio è che si tralasci questo ruolo per ovvi motivi di sussistenza. Grazie, hai fatto bene a segnalarlo questo, magari posso fare un piccolo approfondimento al riguardo. Grazie. Silvia, io direi che potremmo andare a conclusione. Avevo promesso ai nostri ospiti che per le 10:30 avremmo concluso la serata. Abbiamo proprio un'ultima domanda, e un piccolo giro, ma proprio velocissimo, su un consiglio che viene richiesto. Allora, si ha l'impressione che in tema di diritti civili l'Italia soffra un ritardo cronico. Il problema è forse anche culturale. Quale ruolo può avere la politica per mettersi in pari? Cosa possiamo fare noi come cittadini? Proprio due parole a testa per chiudere la serata. Prego. Liv? Oppure Silvia, risponde chi vuole, facciamo così, perché sì, così facciamo così, è più rapida di giro. Aggiungo, cioè dico la mia velocissimamente, secondo me bisogna parlare delle cose, cioè parlare delle cose, smetterla di fare tabù inutili per le cose, forse una visione un po' da giovane, però per esempio non è possibile che per esempio il Ministero della Salute si rifiuta di fare una campagna di parlare di HIV nel 2022, questo lo dico il 5 dicembre dopo che c'è stata la giornata, chiudo qua, ecco. Prego, Massimiliano. Sì, sicuramente è un problema di cultura. Noi in Italia manchiamo proprio di questo, e manca soprattutto dalle scuole. Ecco perché, per esempio, sarebbe molto importante avere l'educazione affettiva e sessuale all'interno delle scuole. Purtroppo la politica è sorda a questa richiesta, ma soprattutto a una richiesta di avanzamento sociale. Cioè, qual è la società che noi ci immaginiamo? Come vediamo la nostra società? Io la vorrei vedere più libera, più colorata, dove tutti e tutte possono essere veramente chi vogliono essere. E noi come cittadini abbiamo un grande ruolo. Spesso ho sentito proprio in questo incontro la parola fare rete, e noi dobbiamo fare rete, perché in realtà noi non siamo una minoranza né come comunità LGBTQ+, ma neanche come persone che vogliono questo. Dobbiamo fare rete e fare sì che questo paese cambi, ma non dipende solo dalla parte politica, dipende dall'impegno di ognuno di noi. Grazie Massimiliano. Antonia? Ma io dico, oltre a essere responsabile dello sportello trans dal 2009, io sono 20 anni che sono un attivista transgender. Tanto è stato fatto e tanto si dovrà fare.
purtroppo questo governo che c'è adesso, la mia paura più grande è che facciamo un passo indietro, ma oltre il governo c'è anche Provita, che purtroppo io ho sentito qualche giorno fa da alcuni genitori di Agedo che Provita ha inviato una lettera a tutte le scuole d'Italia, elementari, medie, licei e università, chiedendo di togliere la carriera alias alle persone transgender. Quindi stasera qui abbiamo detto che dobbiamo fare squadra, bene, facciamo realmente squadra, perché veramente io mi preoccupo molto, certo, per le persone LGBT+, ma in particolare per le persone transgender e i loro affetti. Grazie. Grazie mille, Antonia. Ancora qualche contributo, Alessandra? Alice, no, Alice, se posso aggiungere qualcosa volentieri, in parte è già stato tutto detto, credo. Io credo che la cultura in Italia in realtà stia cambiando e stia cambiando molto più velocemente di quello che sta facendo poi perlomeno una certa parte di politica. Questo lo dimostrano i Pride, le manifestazioni di piazza sempre più partecipate. Il mio consiglio per i cittadini e le cittadine è duplice, essenzialmente. Ascoltare le persone LGBT, ascoltare le loro esperienze, le loro voci e partecipare. Partecipare alle iniziative, perché la partecipazione poi è lo stimolo che poi porta anche la politica a cambiare, quando vede un paese che cambia, a prescindere da eventuali resistenze o arretratezze. Quindi la partecipazione io penso che sia la chiave di volta veramente di un paese che poi inevitabilmente andrà verso un futuro, essenzialmente. Grazie mille, Alice. Posso Alessandra? Sentire? Sì, prego. Prego, la tua. Ma io penso che questo tema, che già molti hanno detto, della partecipazione, che è una partecipazione singola, ma che è anche una partecipazione, come abbiamo visto, di associazioni che fanno del volontariato e della presenza sui singoli temi un grande lavoro, cioè ascoltare le associazioni, fare rete con le associazioni e avere delle istituzioni, lo dico in qualità appunto di, in questo caso, di istituzione oltre che di cittadine, avere delle istituzioni che siano attente a raccogliere quelle che sono le istanze e a tradurre quelle istanze ovviamente in politiche. Da questo punto di vista, diciamo, preoccupa certamente quelli che stanno al governo, ma credo che noi non possiamo neanche abdicare al nostro ruolo, cioè dobbiamo esserci, e così come ci è stato presentato questo lavoro, diciamo, tra gruppi che fanno l'opposizione, credo che anche laddove si governi invece bisogna provare a portare avanti questi temi e essere coerenti con la battaglia dei diritti, perché altrimenti, come dire, punti di avanzamento ci possono essere pur in una condizione, ahimè, di difficoltà e di arretramento che oggettivamente abbiamo un po' di fronte a noi. Quindi partecipazione, ascolto e soprattutto una partecipazione coinvolta di tutte le associazioni. Grazie. Grazie a te. Alessandra, due parole? Sì, brevissimamente. No, io sono molto d'accordo con quanto è stato già detto, in particolare da Alice, della partecipazione. Io credo che nel nostro paese fondamentalmente manchi, o sia ancora piuttosto carente, una cultura dei diritti civili. Perché, vedete, io non penso che quei milioni di persone che hanno votato per Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia siano tutte omofobe. Cioè, non è statisticamente possibile. Se fosse così saremmo veramente rovinati, cioè, saremmo in un paese di gran lunga peggiore di quello che invece abbiamo. È l'indifferenza quello che poi invece alimenta, diciamo, questa arretratezza del nostro paese, cioè il pensare che i diritti civili, tutto sommato, vabbè, siano una cosa per chi ha tempo da perdere, siano una cosa secondaria per cui non vale la pena impegnarsi, o che non siano una discriminante per scegliere quale partito votare.
E questo è per me imputabile ad una carenza di cultura politica e soprattutto nei miei diritti civili. Quindi che cosa si può fare? Diffondere la cultura dei diritti civili, diffondere la cultura politica, perché cioè io devo convincere anche i miei amici che magari non vogliono venire con me quel giorno alla manifestazione perché non li riguarda direttamente, che invece li riguarda direttamente in fondo, e quindi creare partecipazione non solo per chi è direttamente coinvolto da questi temi, donne, comunità LGBT, ma veramente tutte e tutti, perché una maggiore cultura dei diritti civili, un avanzamento dei diritti civili fa bene a tutto il paese, non soltanto ai diretti interessati. Grazie mille Alessandra, e quindi se non abbiamo ulteriori contributi, io vi saluto tutti quanti, vi auguro... Ah, c'è ancora? Massimo. Ah, Massimo, scusami, no, non ti avevo visto. No, scusate, sì. No, non ci sono gli interventi diretti, scusami Silvia, se voleva fare una domanda la scriveva. Quindi chiudiamo questa serata, ringrazio tutti, ringrazio Lil Giacomin di Poliedro, Massimo Gualdi, attivista M5S, Elena Lattuada del Comune di Milano, Ivan Lembo di CGL, Alessandra Maiorino, senatrice M5S, Antonia Monopoli, Barbara Perez e Alice Radelli. Grazie a tutti e raccogliamo il vostro invito a fare rete, e quindi ci rivedremo sicuramente. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti, e arrivederci, a presto. Arrivederci, a presto, grazie. Arrivederci. Grazie. Ciao a tutti, buonanotte. Grazie, buonanotte. Ciao, buonanotte. 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 Buonanotte a tutti.